Quella che vi sto per raccontare è la storia dell'omicidio del giovane postino Paul Savage, ucciso brutalmente durante il lavoro. Sono le 4 del mattino del 4 febbraio 2003 e suona la sveglia in casa Savage. Paul decide di rimanere ancora qualche minuto a letto. Ha sonno e fuori è buio e fa freddo. Sua moglie Charlotte e sua figlia di 4 anni dormono profondamente, ma lui deve andare a lavorare. Verso le 4:30 si alza e si prepara velocemente per non fare tardi. Giunto alla Royal Mail, smista tutta la posta che deve recapitare agli abitanti di Mould, una cittadina del Galles. E così il postino Paul inizia il giro di consegne. Non riesce a percorrere tutte le strade in bicicletta perché tra neve e ghiaccio fa fatica a pedalare. Giunto in Clayton Road, una lunga via circondata da case basse e bei giardini, appoggia la bici su un muretto, prende le buste per inserirle nella cassetta della posta, fa 2 passi e poi... Sono le 7:15. A Mould fa freddo, molto freddo. La neve ricopre le strade ancora deserte e un uomo apre la porta di casa deciso a togliere il ghiaccio sul parabrezza della macchina, parcheggiata davanti al vialetto. Percorre qualche metro e si ferma. Non può credere all'orrore che sta vedendo. Al di là del cancelletto sul marciapiede, il postino è riverso a terra e una enorme pozza di sangue ha colorato di rosso la neve. Con l'arrivo della polizia viene delimitata l'area del quartiere. È subito chiaro che non si tratta di un incidente. Il postino non è accidentalmente scivolato perché la sua testa è visibilmente frantumata in più parti, ma incredibilmente il cuore batte ancora. L'ambulanza sfreccia tra le strade ghiacciate verso il vicino ospedale, ma il cuore smette di battere. I medici non riescono a salvarlo. In pochi minuti risalgono all'identità dell'uomo. Si chiama Paul Savage, un inglese di soli 30 anni, originario di Manchester, postino di Mould, marito di Charlotte e padre di una bimba di appena 4 anni. La polizia non ha bisogno di aspettare l'autopsia per classificarlo come un caso di omicidio e informano la famiglia. Parlano con Charlotte, la quale sotto shock non può credere a ciò che sta ascoltando. Erano andati a dormire felici. Non può accettare di non poterlo vedere mai più. Lo descrive come un marito eccezionale e divertente, ma soprattutto un padre amorevole e meraviglioso. Si sono trasferiti nel Galles da un anno perché in Inghilterra Paul non stava bene. Lavorava in un negozio ma si sentiva insoddisfatto. Mangiava poco ed era depresso. Ma da quando si erano trasferiti e lavorava nella cittadina di Mould, era cambiato. Era tornato a sorridere e gli piaceva il suo nuovo lavoro. Anche il responsabile della posta e capo di Paul lo descrive come un bravo lavoratore. Rispettava i turni e i giri giornalieri, non era mai in ritardo, si impegnava e aveva sempre un'ottima condotta. L'autopsia conferma che Paul è stato ucciso. L'hanno colpito ripetutamente alla testa con oggetti contundenti. Almeno 7 colpi sferzati all'altezza del cranio sono stati così violenti da schiacciarlo completamente. È evidente che per la brutale aggressione sono stati usati vari oggetti. Per questo motivo bisogna cercare almeno 2 assassini o addirittura più di 2. Non lontano dalla scena del crimine trovano una delle armi del delitto. Si tratta di una mazza artigianale di legno di 45 cm, ricavata probabilmente da una ringhiera di un corrimano dell'interno di una casa. Sulla mazza c'è molto sangue e, come confermato dalle analisi in laboratorio, è di Paul. Sull'arma ci sono anche delle tracce di vernice. Alcuni frammenti di questa vernice sono stati trasportati sul cappello della vittima durante l'aggressione, mentre il sacco che conteneva la posta pare che non sia stato toccato. Rapidamente l'agente del posto si fa avanti per parlare con la polizia. Varie persone del quartiere dicono di aver visto quella mattina 2 persone vestite con felpa e cappuccio.
Gli avvistamenti sono avvenuti sia sulla Clayton Road che in altre vie, però sempre dello stesso quartiere, e ogni testimone assicura che da come si muovevano dovevano essere giovani, tra i 18 e 20 anni. Alcuni cittadini parlano anche di una macchina Ford Sierra bianca, mai vista nella zona, che girava in quelle prime ore del mattino. Nessuno però ha sentito urla o litigi. Gli investigatori in un primo momento pensano a una rapina o, per la crudeltà usata, alla mano di un folle, ma presto scartano questa ipotesi. Difficilmente una rapina finisce con una vittima massacrata, colpita con violenza inaudita, e in più non si conoscono a Mold personaggi pericolosi o con gravi problemi psichici. La polizia quindi si chiede quale movente ha portato a un tale efferato omicidio. Presto scoprono che Paul ha un passato non proprio pulito. Quando viveva in Inghilterra, nel 2001, era stato arrestato e condannato a 9 mesi di carcere per possesso di cannabis dall'enorme valore di 1 milione di sterline, con finalità di spaccio. Forse è stato ucciso per un conto in sospeso? Per questo motivo, alle indagini si unisce la polizia di Manchester. Questa cooperazione porta a smascherare una rete di traffici illeciti di droga. In particolare, 5 persone vengono sospettate anche per il caso di Paul, ma dopo una lunga investigazione stabiliscono che nessuno di loro può essere indagato come colpevole di omicidio o mandante dell'omicidio di Paul. Gli inquirenti si ritrovano a partire dall'inizio. Chi ha ucciso Paul? A Mold, nel frattempo, gira una voce tra gli abitanti. Dicono che nelle settimane precedenti al delitto, il postino avrebbe avuto delle discussioni con dei ragazzi della zona. Nessuno di preciso conosce il motivo di quelle discussioni. La polizia decide di seguire questa pista. Interrogano ben 4.000 persone, chiedendo alla gente di non aver paura a parlare, di dire tutto quello che sanno e che hanno visto, anche informazioni che possano sembrare poco rilevanti, perché ogni dichiarazione può essere importante per lo sviluppo e risoluzione del caso. Però anche la ricompensa da 100.000 sterline non riesce a smuovere la situazione. Le ricerche vanno avanti con fatica e 2 anni dopo, nel 2005, gli inquirenti annunciano tramite stampa che sono riusciti a stabilire il movente dell'omicidio di Paul, ma non i colpevoli. Non dicono qual è il movente per non compromettere i traguardi faticosamente raggiunti. Logicamente a Mold la gente si fa molte domande. Sono tra di loro gli assassini o sono personaggi provenienti dalla malavita di Manchester? Per quale ragione è stato ucciso? Affari di droga, dicono, perché è difficile pensare a qualcosa di diverso. Passano gli anni, senza nessuna svolta. Charlotte e i genitori di Paul rimangono sospesi nell'incertezza, chiedendosi chi gli voleva così male, tanto da frantumare le sue ossa. A distanza di 7 anni, nel 2010, la polizia decide di ricontrollare l'area del quartiere. Una 20ina di poliziotti si concentra in una esplorazione in un campo della Clayton Road, dove è stato ucciso. Il campo è a fianco a una scuola, un'area verde al confine di Mold. Setacciano rigorosamente ogni centimetro, mentre da lontano i giornalisti cercano di capire come procede il sopralluogo. Dopo alcuni giorni, sempre tramite l'ufficio stampa, gli inquirenti confermano che hanno recuperato elementi di interesse, ma non specificano quali. Nel 2018, a 15 anni dal delitto, la polizia scientifica rianalizza i reperti con le nuove tecniche forensi. In particolare si concentrano sull'arma, la mazza di legno di 45 cm ricoperta di sangue. Analizzano anche i vestiti da lavoro che indossava quel giorno, oltre agli elementi sconosciuti trovati nel campo. Ma queste analisi non portano a nessun sviluppo. Probabilmente la polizia, conoscendo il movente, ha dei sospettati e i loro nomi, ma con l'assenza di prove e testimoni non possono avanzare. Per questo non smettono di chiedere aiuto ai cittadini.
Quasi sicuramente Paul è stato colpito alle spalle e ha perso subito i sensi, perché nessuno ha sentito grida di aiuto o urla di dolore. La strada a quell'ora era vuota, nessun passante e nessuna macchina in circolazione. Ma la gente era in casa, case residenziali, in una zona tranquilla e silenziosa. Se ci fosse stato anche solo un grido, qualcuno l'avrebbe sentito. Quello che è accaduto sembra, senza troppi dubbi, un agguato premeditato. Ci sono due teorie. La prima è quella del traffico di droga. Paul venne arrestato per il possesso di una enorme quantità di cannabis 2 anni prima dell'omicidio. L'indagine che ha seguito questa pista ha portato all'arresto di altri trafficanti, ma nessuno di loro sembrerebbe coinvolto nel delitto. Paul si era trasferito in Galles con la scusa di cambiare vita, con lo scopo invece di continuare i suoi traffici illeciti in un posto nuovo dove non era conosciuto e controllato. I familiari non si sbilanciano, ma più volte hanno confermato il cambiamento interiore di Paul. Dopo essere uscito di prigione, era depresso, insoddisfatto e desiderava profondamente iniziare un nuovo percorso per sé e per la sua famiglia. La seconda teoria è quella che lo vede coinvolto in discussioni con dei ragazzi del posto, mai identificati, o forse sono gli inquirenti che hanno deciso di non esporli. Se così fosse, che tipo di litigio porterebbe dei ragazzi a massacrare e uccidere il postino? L'unica cosa certa in questa storia, come spiegano gli inquirenti, è che i criminali hanno agito velocemente e con armi rudimentali, semplici. Nessun coltello, ad esempio, arma che avrebbe portato ad una morte certa e più veloce. Si chiedono quindi se l'intenzione fosse quella di far male e di spaventare, ma non di uccidere. Gli assassini hanno perso il controllo durante l'aggressione. Uno di loro, mentre scappava, nell'agitazione, ha lasciato cadere l'arma, cosa che un professionista difficilmente avrebbe fatto. Più testimoni hanno visto correre 2 persone incappucciate, ma questi avvistamenti sono avvenuti in 4 posti differenti in un unico quartiere e in nessun'altra parte della cittadina. Si trattava sempre delle stesse 2 persone o di un gruppo che si era diviso? I presunti assassini si sono riuniti fuggendo poi in macchina, magari con la Ford Sierra Bianca riconosciuta da altri testimoni, o hanno fatto perdere le loro tracce tra i campi al confine di Mold, oppure si sono rifugiati in qualche casa dello stesso quartiere? Tutte domande ancora senza risposta. Gli inquirenti dicono: l'indagine su un omicidio risolto non è mai chiusa veramente e continueremo a esplorare qualsiasi nuova prova. Continueremo a revisionare il materiale raccolto e chiediamo alle persone di non aver paura e di farsi avanti. Sappiamo che potete aiutarci.